Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su FIFA 18. Bene, iniziamo febbraio. Tralasciando le magie fatte, anche se non sono effettive e che lo diventeranno poi a stagione nuova, nel calciomercato quello invernale, quello di gennaio, ovvero per quanto ci riguarda, cioè parlando adesso, qualche giorno fa, per l'emergenza del gioco, e che siamo al 3 febbraio, adesso torniamo a pensare al campionato. Come abbiamo visto, intanto vado avanti. Nel precedente video, in quanto riguarda il calendario, sono ben quattro partite questo mese qua, di cui di queste quattro ne troviamo, diciamo, due abbastanza importanti, ovvero direi in primis questa qua contro il Liverpool e poi l'ultima del video del mese, a meno che poi non ci siano qualche altra partita a caso messe sì, di coppa, che è quella contro il Chelsea, che attualmente è seconda. Ok, ci siamo per quanto riguarda la formazione, niente, iniziamo. Quindi Maria della Favola bisogna picchiare, tra virgolette, chiaramente, sin da subito. Rerico! Non la sblocca così da niente! Alla prima vera occasione che abbiamo vinto, quindi tra l'altro la ricca tagli, perché siamo più o meno al 38°. Rerico la sblocca, nonostante una semi-trattenuta da parte dei difensori del Liverpool, non ho visto chi sia. Comunque, Brereton, come sempre, la insacca. No, Brereton, no, così. Speriamo non sia fatto veramente niente di male. È che quando fanno, sì, addirittura che escono dal campo, minimo qualche settimana buona, stanno fuori. Speriamo di no, Vai, Duarte, spiazzala dentro! Boom! Impact! 2-0! Alla bandita, vai! Ale, al 62esimo! Buono! La chiudiamo definitivamente, Duarte! Duarte! 3-0! Oh, è entrato dopo qualche minuto dall'inizio del secondo tempo, si è messo al posto di Gomez. Però non so quello fa. È entrato anche forte, sia prima che ora. Buono, finisce così. Un clamoroso e netto e giusto, più che altro. 3-0. Buono, iniziamo il video di prepotenza. Mi sono garbati, via, bravi bimbi. Maledetta la miseria dei 2 mesi. Boia, decisione di aprile. Appena è finito il campionato. Me lo immaginavo, era così. Ma Dio, oi oi. Allora, tanto fatemi fare questa cosina qui. Anche se Cavani era quella tra poco torna, però avevo detto che quando diventa più forte mettevo Hang Kwang Song al suo posto. In realtà da qualche settimana, un 81, però giocava titolare perché era infortunato Cavani. Adesso, anche se sempre infortunato, però per sicurezza lo metto già lì. Speriamo che il gioco in automatico mi metta quantomeno Van Bergen al posto di Brereton, anzi guarda, senza sperare, guarda, faccio io, sì, perlomeno. Prima che non torna Cavani, chiaramente, Sì, questo ho sbagliato. Bah, ok, guarda un attimino, ho detto Cavani, ho cliccato Cavani, vabbè. Comunque, speriamo che in attacco si possa sentire poco, anche se ci vedo poco. L'assenza di Brereton. Comunque, eccoci qua, seconda partita contro West Bromwich dopo pochi giorni, come sempre, quindi i giocatori non sono diciamo lucidissimi. Speriamo comunque di ripeterci a livello di risultato, almeno per quanto riguarda la sostanza. Buono, 2-0. Prima sul rigore con Mané e secondo Van Bergen, fra l'altro. Dato che è tornato Cavani, anche se c'è il cerottino, però l'ho risposto qui a titolare. Mi dispiace per Van Bergen, che comunque quando gioca il suo lo fa quasi sempre, magari ci fa anche gol. Però è tornato Cavani, che è una punta vera e propria, non come lui, che è un esterno alto destro. E quindi ho deciso di fare così, insomma, di rimettere Cavani al suo posto. Comunque, terza partita contro il Watford fuori casa. Ripeto, questa la stimolo con la dopo contro il Chelsea, la giocherò. Guardiamo, lo dico, ormai è una prassi. Guardiamo di ripeterci, magari nella sostanza. Buono, abbiamo vinto anche questa. Però
Tra l'altro, inizialmente in 6 minuti da 0-0 è andato 20, al 28esimo, hanno fatto con loro. Poi, dopo un'ultima, Mané ha riequilibrato la partita. E poi Sanchez, dopo 4 minuti, ci ha fatto ripartire il risultato e ci ha portato in vantaggio. Da ganzo, te. Eccoci qua, arrivata l'ultima partita. Ma è successa una cosa strana. Oh, non è che sono io che sono ubriaco. Ho visto, no, che c'era l'ultima partita del mese, quella contro il Chelsea. E non si sa come mai è andata a fine a marzo, però ormai la faccio. Ma quasi quasi invece faccio febbraio e marzo insieme. Ci sono tre partite. E magari vado a giocare, boh, proprio quella con il Newcastle come ultima partita. Ma faccio queste insieme, vai. Però strano, perché comunque, oh, credo che sarà visto tutti che quella col Chelsea risultava comunque come partita finale a febbraio. È andata così, vabbè, farò così, via. Allora, vediamo un po'. No, nonostante tutto voglio mettere comunque invece io. Vabbè, che titolare. Metto anche. No, Edwards no, Edwards ancora no. Tocco Cucurella al posto di Simeone, che non gioca mai. Metto Svilar al posto di Leno. Poi eventuali cambi si faranno successivamente. Via, iniziamo. Dai, che è importante contro il Chelsea, che è seconda, eh. Se dovesse vincere, mamma mia, dove si va? No! Boh, qui se l'ha mangiato, eh! No! Bravo Svilar! Vi ha salvato il risultato, eh! Finisce così, 0-0. Peccato, perché avevamo creato qualcosina, però forse non ci può anche andare bene così. Se si va a vedere anche sul finale quello che stava per succedere, ovvero che Svilar, in determinate occasioni, in una specialmente, ci ha dovuto salvare, nel senso, salvate il risultato. Va bene, 0-0, dai. Giochiamo contro l'Leicester in casa. Non ci dovrebbe essere Gomez perché si è fatto male per 5 giorni, quindi il gioco automaticamente lo dà come infortunato, anche se in realtà se non poteva giocare, male male, era un po' più stanchino, però. Vabbè, è entrato Edwards al suo posto. Buono, 2-1, nonostante inizialmente fossimo in svantaggio, poi abbiamo recuperato e abbiamo addirittura ribaltato tutto. No, ma com'è possibile? Cioè, il cerottino non è nemmeno uscito. Si è rotto per 2 mesi, Foyt. A parte che lui ce l'ha, almeno. Per quanto mi riguarda, non è la prima volta che si distrugge così, ma 2 mesi sono tantissimi. L'unica cosa che posso fare è quella di mettere Cucurella, che anche se non è il suo vero ruolo, vediamo un po' chi è che regge meglio fra Cucurella e, no, forse sono simili, no, magari ci vuole bello un po' più di fisico, diciamo, no? Forse no, forse è meglio fa così, mette Cucurella più veloce, tanto per cercare di limitare danni. La cosa che mi suona strana è che c'è un cerottino, non è neanche uscito proprio tutta la partita giocata, poi sono 2 mesi di stop, che sono tantissimi. Vabbè, comunque eccoci arrivati qua alla penultima, se non erro, partita del mese di marzo. Giochiamo contro il Newcastle. Magico Newcastle. Quindi giochiamo in uno stadio che ho già rivisto svariate volte. Mi sono innamorato. Vabbè, a parte gli scherzi, 2 volte di sempre solite osie. E niente, ok, ci siamo. Però voglio mettere Van Bergen al posto di Cavani. Quando gioco io, se me lo ricordo, voglio mettere sempre Van Bergen al posto di Cavani, che qui rientra Brereton. E niente, via, iniziamo. Sta per Il avere il St. tiro James di testa, Park, sta per ecco come colpire si verso chiama. lo Mi sfondo. veniva, ho detto, ah, non lo dico, non lo dico, ma è venuto in Dybala mente. va, È veramente Rodriguez abnorme bene. come stadio, comunque. 10 metri verso l'area. Parte il tiro. Boom, Dybala no! la traversa. Boh, l'ha Rodriguez che scoppiata, ha sfiora scoppiato il la pallone. traversa, Van Bergen. Il suo movimento. E c'è Finalmente! 1-0! Bello di Forza Inda! La regola si è Chinese, non è Van Bergen. Infatti è Han Quang Song, che lo ripeto, lo chiamo Chinese, cinese, ma io non so, Un gol non ho facile mai adesso, visto di come che evidenziato nazionalità anche sia. dal Vabbè, replay. per Questo me rimane molto il simile a Chinese. Parigi. Attenzione Ancora Wang Song Song! 2-0 sul finale del primo tempo, doppietta e 2-0, Quanto ha fatto raddoppiamo. Chiesa in Olè! qualsiasi momento di produzione. Difesa un po'. Babacar! Porca miseria. Gol, Babacar, la Rete della riapre. Svizzera. Manca Finisce 10-15 l'intervento minuti alla dell'Italia. fine, Palla 76esimo. perfetta.
Attenzione, bimbi, perché c'è tempo e siamo parecchi addormentati. Vai, valla a chiudere, vai, forza Inda, valla a chiudere. Oh! E andiamo! Tripletta! Tripletta, è vero! Grande Han! Buono, via 3-1 all'87esimo, partita decisamente chiusa, direi. Attenzione, Newcastle non ci sta, ancora Babacar, Kuma Babacar. 3-2 al 90esimo, però spero che ormai sia troppo tardi. Ciumelino, vedrai. E infatti è così, troppo tardi, mi dispiace Newcastle. Si vince noi. 3-2, tripletta di Han, vittoria meritata, anche se poi nel suo tempo siamo parecchi addormentati. Però buono così. Ale, altri tre punticini. Eccoci qua, ultima partita di marzo e del video, finalmente da una parte, perché veramente spero che il video poi no, cioè a livello giocato è durato uno sproposito, proprio a livello di registrazione. Poi di quello che ne verrà a fare non lo so, resta di fatto che siamo arrivati all'ultima. Beh, il Burnley viene da 3 sconfitte consecutive, vediamo un po' come ce la chiamiamo noi simulando la partita. 3-0, buono bimbi, via, concludiamo con un'altra vittoria. Da lì, da dopo c'è l'Arsenal. Arriva la partita con l'Arsenal e poi arriviamo alla conclusione. Shin Cook dalla primavera è passato in prima squadra. Eccoci arrivati alla prima partita di aprile contro l'Arsenal, come avevamo visto prima, giochiamo in casa. E perché ho detto di Shin Cook prima? Perché da quando faccio le serie è il mio primo giocatore che dalla primavera, anzi in realtà la prima parte è già primavera, comunque, che dalla primavera viene poi promosso in prima squadra. Tra l'altro l'ho messo perché non era malissimo, andava via, ho detto vabbè, ma buttiamolo in prima squadra, male male non giocherà mai, se devo dire, farò la riserva. Comunque, detto questo, ottimo video a livello di risultati soprattutto, se non ottimo poco ci manca, perché ottimo si intende tutte vittorie, ma comunque sicuramente abbiamo fatto bene, abbiamo allungato dal Chelsea, adesso siamo a 6 punti dal Chelsea e addirittura 12 punti dalla terza che è il Manchester United. E niente, quindi bene così. Guardiamo le partite che ci aspettano nel prossimo video. Per ora sono 4. Dico per ora perché poi possono esserci cambiamenti, ma speriamo di no. E niente, questo è quanto. Arrivando brevemente alle conclusioni, come sempre, prima di lasciarvi, vi ricordo di fare, se volete, le tre cose: ovvero lasciate un bel pollice al video se il video vi è piaciuto, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati in generale, non solamente su questi video qua. E niente, bene così, comunque mancano le partite, siamo nelle fasi abbastanza finali. Vi ho detto questo, niente, vi aspetto nel prossimo video. Non credo, perché poi rimangono 5 partite, mi è parso di vedere, che sono sempre tante. Però, boh, può essere decisivo per quanto riguarda l'eventuale qualificazione a qualche coppa europea. Boh, vedremo. Vi ho detto questo, vi aspetto. Ciao a tutti!